non hanno padrone, l'hanno scelta da soli, nel bene o nel male, la condizione per il diritto di scelta, di essere la causa del proprio male. Martino Luongo, vice sindaco di Ottati, anche quest'anno ritorna all'Ottati Ethno Music Festival, un festival che puntualmente viene organizzato con grande collaborazione tra i cittadini e tra le tante associazioni del territorio. Sì, anche quest'anno, nonostante le tante difficoltà dovute sempre da questa pandemia, purtroppo, siamo riusciti ad organizzare la nona edizione dell'Ottati Ethno Music Festival. Quest'anno è stato un festival molto ricco, ci sono state molte band giovanili ed è stato arricchito da workshop che si sono realizzati di pomeriggio. Infatti oggi c'è stata una street band che ha girato le vie del paese e poi hanno fatto workshop sulle percussioni. In più, tardi pomeriggio, hanno allestito un villaggio globale dove, grazie all'impronta e all'associazione Radici Cultura, si sono realizzati degli aperitivi etnici. Questa sera c'è stata l'esibizione di due gruppi importanti, molto giovanili. Il primo è stato i Brema, un gruppo che viene da Macerata, che fa un genere rock folk. Poi si esibiranno i Crifiu. Anche quando nel cielo è nascosto e ti sembra più fragile, dimetti te di noi. E poi domani sera i concerti inizieranno con i nostri amici di sempre, la compagnia D'altro Canto, e per finire il concertone di Roberto Billi, che è stato il cantante dei Ratti delle Sabine, un artista molto importante che viene da Roma. Per tutto questo dobbiamo assolutamente ringraziare gli sponsor che ci sono stati vicino, ma soprattutto tutte le associazioni, il Forum dei Giovani, la Proloco e la Polisportiva. Quando si atterra e non provi vergogna e l'orgoglio non sai più cos'è, resta in piedi anche se non ti sembra la parte più forte di te, quella che mi disarma e mi stende come un'alba di mille colombe o una foto ingiallita che tiene i ricordi per mano. Sindaco, un anno veramente particolare per Ottati, che rinasce con gli eventi estivi, perché nonostante tutto siete riusciti ad organizzare un calendario veramente ricco, e lo dimostra questa sera anche l'Ottati Ethno Music Festival. Assolutamente sì, dopo un anno difficile non potevamo alleviare le fatiche della comunità, le fatiche anche nostre del lavoro che abbiamo impiegato in questo anno, ripeto, essere difficile. Siamo riusciti a realizzare un cartello di eventi che spazia dalla musica alla cultura all'arte teatrale, insomma un bel calendario che ogni anno con l'Agosto Ottatese offriamo ai nostri cittadini. E l'Ottati Ethno Music Festival che stiamo vedendo proprio in queste sere si conferma un vero successo. Assolutamente sì, un evento a cui gli ottatesi sono affezionati, ma anche gli amici della Valle del Fasanella e del Calore. È un evento che non veniva fatto da qualche anno e che noi dall'avvento della nostra amministrazione abbiamo voluto riprendere, perché teniamo particolarmente, perché si innesca con il discorso dell'accoglienza, dell'integrazione a cui i cittadini di Ottati ci hanno dato prova di essere grandiosi, e perché questo evento si offre come musica, cultura, enogastronomia, interscambio culturale tra tradizioni e di costumi. Quindi tenevamo a questo evento e abbiamo realizzato, nonostante le fatiche economiche e degli eventi accaduti. Un successo.
successo che lascia ben sperare anche per il futuro dell'Ottati Ethno Music Festival. Assolutamente sì, tendiamo sempre a valorizzarlo, ad implementarlo con delle attività, con della musica sempre più di qualità. Quest'anno l'abbiamo affrontato con dei fondi comunali, però ci candideremo sicuramente all'avviso della Regione Campania, sempre con l'Ottati Ethno Music Festival, come abbiamo fatto l'anno scorso, dove abbiamo portato a casa un ottimo risultato, un finanziamento di 45.500 euro, che ci ha permesso di ospitare cantanti di livello nazionale, esattamente come quest'anno, e che vogliamo sempre più incrementare. Anche sulla pizza, più alta dell'infianza, e quando cadrò giù, la gente griderà, ma il loro bel gigante sarà morto già, e mi risposti che tutti volevano rimasero solo nelle teste di chi lo circondava, dai bambini dissero che era solo una leggenda e che la gente a volte parla un po' vanvera. Ma allora di chi sono quelle impronte, mamma? Sono del gigante che non visse, non morì sulla terra. Gigante così piccolo, se non lo vuoi guardare, con la testa fra le nuvole al centro del temporale. Gigante è un aggettivo che non crede in se stesso, non lo vuoi portare.